Buon lunedì a tutti, una mattinata oltre alla notizia di tante notizie, perché ovviamente dobbiamo un po' rendere conto di un weekend che è stato ricco di avvenimenti e anche ricco di riflessioni sugli avvenimenti, diciamo, in corso. La buona notizia qual è? Che la nave dei migranti, l'Aquarius, è arrivata a Valencia, non ci sono stati morti durante il viaggio nonostante sia durato 9 giorni, ha causato estremi disagi, ma insomma tutto è a posto. Ovviamente sulla vicenda le polemiche e le invettive da una parte e dall'altra sono cresciute, così come crescono, diciamo, i distinguo, le riflessioni e anche un inquietante silenzio sulla vicenda dello stadio, con la parte in causa, Movimento 5 Stelle e Lega, che tendono a minimizzare. Poi tantissime altre notizie che ve le daremo nel corso di questa lunga rassegna stampa, con cui partiamo immediatamente, con il Corriere della Sera. Vedete, allora, migranti, la nuova rotta, c'è una sorta di, ovviamente, di inchiesta, di indagine, l'Aquarius attracca a Valencia, Salvini ne prendono altri 66.000, Renzi lo accusa, bullo, questa parte fa, diciamo, il verso delle invettive e delle polemiche che lasciano il tempo che trova, perché mi pare che, insomma, più che, insomma, lì ci sono due galli a cantare, due bulli, diciamo, che vorrebbero darsene, parlo di Salvini e di Renzi. Nel 2018, dice il Corriere della Sera, gli sbarchi calano in Italia, ma crescono, erano già cresciuti in Spagna e credo anche nel resto del Mediterraneo. Conte, il Premier Conte, va dalla Merkel. Vedete la nave dei profughi, l'articolo sulla nave dei profughi, e poi il pezzo centrale del Corriere della Sera: buonismo era logoro, ma il cattivismo è meglio. Allora, io intanto andiamoci a leggere il primo articolo su come cambiano le rotte del Corriere della Sera, che questo è molto interessante perché intanto ci dà il sentiment della vicenda, ovvero che la strategia Minniti stava funzionando perché, leggiamoci l'articolo, l'Aquarius attacca a Valencia, Salvini attacca la Spagna, Renzi lo accusa. Nel 2018, vedete il catenaccio, gli sbarchi calano in Italia ma crescono in Spagna. In un anno gli arrivi in Italia sono diminuiti dell'82%. In Spagna sono raddoppiati, in Grecia sono saliti, esatto, in Grecia sono saliti del 40%. Sono quindi cambiate le rotte percorse dai profughi, oggi il Premier Conte e bla bla bla. Vedete il catenaccio, in un anno gli arrivi diminuiti, vedete anche poi, diciamo, i due box, il calo degli arrivi, la tendenza iniziata con il ministro Minniti ora potrebbe diventare ovviamente molto più marcata. I flussi tornano dalla direttrice Senegal, Mauritania, Marocco, quindi praticamente i flussi che prima andavano direttamente in Libia tendenzialmente si stanno spostando verso il Marocco, quindi sulla Spagna, quindi adesso poi vedremo la Spagna come reagirà. L'altro articolo del Corriere della Sera, l'altra pagina, la pagina successiva, se siamo d'accordo, vediamo se ce la facciamo, ci dà tutta una pagina 2 del Corriere della Sera, eccola qua. Vedete gli sbarchi del Mediterraneo, che nel 2017 erano stati al 31 maggio 4.161, in Spagna sono saliti adesso a 9.315, quindi si sono più che raddoppiati. Vedete invece come sono calati in Italia: 55, 65, 15.000 fino adesso, quindi praticamente una fortissima decurtazione. Vedete anche poi come in Grecia sono passati dal 7.005 a 11.812, quindi un fortissimo aumento. Vedete anche poi nel grafico la Spagna, che a questo punto è la capofila delle nazioni europee che ha maggior migranti che vi sbarcano. Dopodiché vedete anche migranti giunti in Italia, dall'altra parte del grafico, con la punta massima, vedete, in Italia, quella arrivata nel 2017 e via dicendo. Tornando sul Corriere della Sera, l'altro articolo, ma passiamoci direttamente, era l'analisi di Polito, di Antonio Polito, su il buonismo è finito, ma il cattivismo è davvero meglio? Ce lo vogliamo leggere, vediamo se ce la facciamo. È un'analisi interessante, come rimettere al centro il bene comune.
Allora, le aspettative ci dice non può essere questa la cifra di chi è diventato il garante della sicurezza. Nell'articolo Polito cosa dice? Il cattivismo, diciamo, il buonismo ha stufato gli italiani perché ha fallito e Matteo Salvini è stato tra i primi a capirlo, dice Polito. La maggioranza dei cittadini, compresi molti che non l'hanno votato, gli riconosce l'energia, la decisione che ha messo nel suo lavoro, la capacità di dare la sveglia a un'Europa dominata dagli egoismi. Io aggiungerei anche una certa verve elettoralistica e proselitismo. E proselitismo anche da catto. Ma il cattivismo, dice Polito, è un disturbo bipolare della politica perché divide il mondo in amici e nemici e inibisce la capacità di includere, che poi è il fine ultimo della democrazia. E questo è l'articolo di Polito che, riassumendolo, vuol dire. È indubbio che l'operato di Salvini trova molti consensi, ma quanto durerà questo operato quando di fatto va ad inquinare i sentimenti profondi della democrazia? E questo è, diciamo, il discorso su cui, appunto, sull'approfondimento per quanto riguarda la vicenda dei migranti, su cui però, tornando indietro, vi ricordate cosa vi ho detto? La buona notizia è che l'Aquarius è arrivata finalmente in Spagna. Allora, ce la vogliamo vedere l'Aquarius che arriva in Spagna? Vediamocela. È finalmente terminata l'odissea dei 629 migranti che si trovavano a bordo della nave Aquarius, respinta la scorsa settimana dai porti italiani. Il primo gruppo di loro, 274 persone, è entrato nel porto di Valencia domenica all'alba a bordo della nave Dattilo della Guardia Costiera Italiana. Imponenti le misure di sicurezza e di assistenza. Al molo sono stati allestiti due grandi tendoni della Croce Rossa, dove verranno effettuati i primi controlli sanitari. Seguiranno l'Aquarius e l'Orione della Marina Militare Italiana, con a bordo rispettivamente 106 e 249 profughi. Ecco, avete visto, diciamo, sul porto di Valencia la gente, per i migranti festanti, insomma, anche se poi vedrete che non è, diciamo, tutt'oro quel che riluce, e sono iniziate anche ovviamente in Spagna, che è sotto tiro per il ritorno forte di emigrazione, il neo-premier Sanchez. Una nota che vi volevo dare. 9 giorni di navigazione, 9 giorni dell'Aquarius scortata da due unità della Marina Militare Italiana, la Dattilo e l'Orione, equipaggi complessivi circa 150 persone di equipaggio. Chi paga? Chi paga per un viaggio di 9 giorni straordinari, festivi, carburante, vitto? Chi paga? Questa è la domanda che nessuno si pone e che io sommessamente vi pongo, perché sono stati 9 giorni di navigazioni a spese nostre. Chiudo. La stampa: migranti e povertà contro e va da Merkel. Vedete, l'Italia propone un piano europeo. Vedremo questo piano europeo proposto da Conte, che vedremo la Merkel cosa dirà. Vedete, i rifugiati dell'Aquarius avranno un permesso di soli 45 giorni. Madrid, diciamo, Salvini ride Madrid, ma la notizia che ci dà la stampa, la vedete, la Guardia Costiera Italiana resterà più vicina alle coste, quindi non andrà a ridosso, diciamo, delle coste libiche, dove era più facile intercettare i migranti, ma verrà appunto ritirata sulle coste, e questo significherà che molti di quei gommoni ovviamente naufragheranno, oppure, insomma, cambieranno rotta e andranno verso la Grecia. Adesso vedremo l'evoluzione, per come già l'aveva identificata il Corriere della Sera. Le due notizie altre della stampa sono: senza voucher, persi 500.000 mini contratti. I voucher, ve li ricordo, contestatissimi e poi tolti nella parte finale del governo Gentiloni. E poi emerge, ricomincia ad emergere lo scandalo dello stadio: Parnasi al telefono con i collaboratori. Io pago tutti. L'altra notizia di Domenico Quirico, grande giornalista
e inchiestista della stampa, spagnoli, brava gente, ovviamente falverso a quello che una volta si diceva, italiani, brava gente, lo dicevano, le popolazioni di quei territori occupati dall'esercito italiano durante la seconda, guerra mondiale. Se allarghiamo, il giornale, vedete questo marinaio, ecco, che sta sventolando la bandiera della Marina Sovietica ed è a Kaliningrad. Io non so se voi conoscete Kaliningrad, credo, insomma, spero che la conosciate, perché è una città bellissima. Guardate quanto è bella Kaliningrad, è una città praticamente sconosciuta. E vi dirò perché è sconosciuta. Guardate che bella, con queste case colorate, sembra uno spicchio di Olanda. Kaliningrad, guardatela di notte. Kaliningrad ha un elemento interessante perché è un enclave fra la Polonia e le Repubbliche Baltiche, cioè se tu vuoi andare dalla Polonia alle Repubbliche Baltiche devi passare praticamente per Kaliningrad, che è russa, è un'enclave russa, un territorio russo fra la Polonia e l'Estonia, un po' come Gibilterra della Spagna. E questa bandiera è divertente perché ovviamente in questa enclave il tifo per i mondiali è molto sentito perché c'è in qualche modo, visto che si giocano in Russia, un tentativo, insomma, di differenziarsi, di fare polemica e di agitare appunto una bandiera di sfida alla NATO. È uno di quegli elementi, fa bene la stampa a ricordarcelo, che sono sottesi alla grande sfida dei mondiali di calcio che noi qui da Telambiente non seguiremo e poi vi dirò perché, ma la seguiremo attraverso queste speculature molto interessanti. Repubblica, il grande bluff di Salvini, ferma l'ONG ma non gli arrivi, oltre 2.000 salvati in 8 giorni. Migranti più consensi per il ministro, festa a Valenza per l'Aquarius, un piano tedesco per superare Dublino e dopodiché Altan ride, prende in giro i 5 Stelle, hanno fatto il governo a cena e vabbè, ma cosa hanno mangiato? Alla romana, no? Ma che hanno mangiato, visto che questi vanno sempre a cena a fare gli accordi per lo stadio, per fare il governo, per fare le leggi e via dicendo. E scende in campo Eugenio Scalfari, lo vedete nell'editoriale d'apertura, Draghi e Minniti lottano per l'Italia e per l'Europa. Il titolo è bellissimo e dice tutto dell'appello di Scalfari che si trincea dietro questi due nomi per difendere, diffondere un'idea di una nuova Europa. Ma vedete anche poi luna di miele per il governo. Repubblica è attenta, è brava in questo perché dà, diciamo, le due campane, che non so, la prima non è strettamente positiva all'operato di Salvini, ma ammette con il sondaggio Demos di Ilvo Diamanti, che continua la luna di miele con il governo. Allora, intanto leggiamoci l'articolo Il grande bluff di Salvini, se ce la facciamo, vediamo un po' se ci riusciamo. Il grande bluff di Salvini, ferma l'ONG, non gli arriva, oltre 2.000 salvati in 8 giorni, stop all'ONG, però boom di arrivi, 9 migranti su 10 salvati da mercantile e navi militari, la stretta del governo non ferma gli sbarchi, oltre 2.000 migranti in 8 giorni, solo 229 presi dall'Aquarius, il ruolo dei cargo, seguiamo la legge del mare, quindi al di là del sondaggio, perché sono 831 le persone intercettate dalle grandi navi commerciali e quelle messe in salvo dagli scafi della Marina italiana e straniera, cioè la Repubblica ci dice che non solo l'ONG, ma anche navi della Marina militare americana, italiana, di altre nazionalità, oltre che di turisti, stanno mettendo in salvo migranti che continuano ad arrivare, ma ammette anche che di fatto c'è stato il boom degli arrivi, quindi se in Italia con Minniti erano calati, evidentemente in agosto sarebbero fortemente aumentati. Quindi il contrasto di Salvini, in qualche modo, dal punto di vista del respingimento, in qualche modo, se non funziona, limita fortemente. L'altro articolo di Repubblica di cui vi avevo detto è su conti migranti, il governo è ancora in luna di miele con il paese. E questo è un argomento centrale. Vedete, luna di miele per il governo, dice Ilvo Diamanti, giudizio positivo sull'operato del Premier per il 57% degli italiani, consenso maggioritario sui porti chiusi, anche quindi la decisione di chiudere i porti, che poi è una decisione elettoralistica, propagandistica, perché non puoi chiudere un bel nulla, però c'è un consenso maggioritario, ma non, e questo è importante, vedete, per un elettore del Movimento 5 Stelle su 3. Questo che cosa vuol dire, ci dice Diamanti, che
Un elettore su tre, quindi il 33% dell'elettorato del Movimento 5 Stelle, non condivide l'operato di Salvini, perché di questo si parla, dell'operato di Salvini. Andiamocene a vedere se riusciamo anche la seconda pagina. Vedete, gli sbarchi sulle coste italiane, accoglienza o respingimenti, il 50% è per il respingimenti, il 40% è per l'accoglienza, il 10% che poi se volete è decisivo non risponde. Ma vedete anche il trend sull'accoglienza che dal 46 era passato al 50 e 49 è crollato al 40%. E questo sta a significare che c'è un effetto positivo dal punto di vista elettoralistico, elettoralistico per Salvini. La terza pagina di Repubblica, se ce la facciamo, è molto interessante perché vi dà il trend di gradimento dei leader. Vedete, Letta, Enrico Letta, insomma, primo governo della vecchia legislatura, dal 53 è sceso al 50, con l'arrivo di Renzi. Vedete il boom che fa Renzi dal 60 al 69% e il crollo che nel giro di 2 anni lo porta al 39% e poi a vivacchiare fino al 44%. Vedete Gentiloni che lo prende nel momento più basso e, ma, al 39%, ma riesce ad arrivare oltre il 45%, quasi al 46%. E guardate un po', l'idea qual è? Meno fai e più vai, che il Premier Conte, che praticamente non si sente, non si vede, non si sa quello che fa, è arrivato al 57% di gradimento, che è, diciamo, il secondo punto più alto degli ultimi 7 anni. E poi vedete la chiusura dei porti italiani da Nave Aquarius in base agli elettorati dei principali partiti, vedete che l'elettorato della Lega è all'87%, vedete però il crollo del Movimento 5 Stelle al 71%, Forza Italia al 71% e PD al 27%, ovviamente contrario. Bene, allora io direi a questo punto che l'articolo interessante diventa quello del Messaggero, perché cambiamo. Torniamo su Repubblica, torniamo intanto su Repubblica se ce la facciamo. So che sto mettendo in difficoltà l'attenta regia, perché vedete, Raffaele Cantone, ora cambiamo le regole per i fondi della politica, ma soprattutto vedete lo stadio della Roma, Raggi e gli incarichi dati a Mr. Wolf Lanzalone, nessun contratto, tante consulenze. Quindi cerchiamo di voltare pagina e andiamocene sull'articolo del Messaggero che meglio di ogni altro approfondisce questa vicenda, vediamo se ci riusciamo. Eccolo qui, vedete, le spine del Movimento 5 Stelle. Lanzalone invita a cena, partito da Casaleggio, il gruppo Figo attacca. L'evento romano, lobbisti parlamentari, vertice 5 Stelle, che adesso sono sulla graticola per i rapporti col manager. Gli ortodossi avvisano, nomine, cambiare metodo. Allora, prima di leggere l'articolo, se siete tutti d'accordo, e mi rivolgo soprattutto all'ottimo Dario Pumici, vogliamo vedere il servizio di Di Maio beccato per strada a cui gli chiedevano, ma sta cena, sto Lanzalone, che state combinando? Vedete Di Maio cosa risponde. Spiega bene queste parole su Lanzalone, che ha detto è stato un premio mettere la Wow, cena. Ci spiega un bene, grande malinteso. Presidente. Un grande malinteso, però l'hanno portato i suoi ministri, Lanzalone. Bisogna di risposte. Ho già risposto. È malinteso questa parola, ovvero, appunto. In che Ovvero, senso? Cioè, grazie. Non ha paura che tutta questa situazione possa favorire un po' la No, Lega, per anche niente. in queste amministrative, oggi qui per le amministrative? Non gli fate male ai ho capito, ma perché mi dovete Di Maio. Come vedete, Di Maio non risponde, non risponde assolutamente, la butta, diciamo, non so, non ho visto, è tutto un equivoco, sono sempre equivoci, la cena è un equivoco, vi ricordate Marra, non lo conoscevo, è un equivoco, il consulente della Raggi, poi sotto inchiesta è processato e condannato, sempre equivoci, sempre. Leggiamoci l'articolo del Messaggero, Lanzalone invita a cena, vedete, all'evento romano lobbisti hanno detto, ci ricorda il Messaggero, che loro signori dissero, la lotta alla corruzione è una priorità, i corrotti devono andare in carcere. Hanno detto il ministro Bonafede deve venire in aula a spiegare i suoi rapporti con Lanzalone. Vediamo, visto che è chiamato in causa il partito di Casaleggio, e Casaleggio è chiamato in causa perché era andato a cena con, è stato beccato a cena con Lanzalone, cosa risponde Casaleggio. Questa cena che lei avrebbe fatto con Lanzalone poche ore prima dell'arresto per parlare di nomine, si dice, è vero o no? Ci spiega la ratio? Certo, sono andato a una cena l'altro giorno e ho trovato anche Lanzalone a un altro tavolo
e l'ho salutato. Non si è parlato di nomine in quella scena? No, io non mi occupo di nomine. Si occupa. Senta, ma lei sapeva dei movimenti che Lanzalone faceva queste sorte di trattative? Verremo anche lì, però sa che dopo siamo in tanti. Solo se sapeva dei movimenti Lanzalone. No, assolutamente non sapeva niente. È stato stupito, avrebbe messo la mano sul fuoco. La ringrazio, è molto gentile. Un commento su questa inchiesta, solo se la preoccupa per il Movimento 5 Stelle, insomma. Sono molto fiducioso del Movimento 5 Stelle, anche nel modo in cui il Movimento 5 Stelle gestisce le situazioni problematiche. Parnasi l'ha mai incontrato? Non l'ho mai incontrato. Come avete visto, non ha visto, non ha sentito, non ha incontrato, era casualmente a cena. Cosa ci dice l'articolo del Messaggero? All'evento domani, alla cena, l'evento domani, lobbisti e parlamentari, i vertici 5 Stelle sulla clavicola e bla bla bla, è quello che vi ho letto. Il senso qual è? Che certo che Lanzalone stava su un altro tavolo, ma perché era appunto un'iniziativa un'iniziativa politica, no? A cui tutti ci andavano, stava un altro tavolo, ma erano tutti stati tutti convocati dal movimento per discutere di qualcosa, noi non lo sappiamo. L'articolo poi del Messaggero è molto critico sulla Rousseau, quando dice l'impronta è quella indelebile del guru e di chi ha lavorato con lui, tutta gente che credeva e crede che fuori dal perimetro pubblico ci possono essere idee e opportunità di sviluppo e di sviluppo. E quindi ecco perché l'idea pentestellata di Smart Nation, cioè la Rousseau di Smart Nation, che dovrebbe digitalizzare e sburocratizzare la pubblica amministrazione. Quindi questo è l'obiettivo di Casaleggio, che va oltre il discorso dello stadio a un progetto ancora più grande, che è quello appunto che Rousseau da fondazione diventa una macchina sempre più mangia soldi per noi e facitore di soldi per loro. La Stampa cosa ci dice? L'articolo della Stampa, lo vedete, così i magistrati hanno bloccato la vendita del progetto stadio, con gli arresti, fermata l'operazione studiata dal costruttore, l'imprenditore puntava a una plusvalenza di 120 milioni di euro. La curiosità, vedete, questo è importante, ancora tre rate non pagate e Parnasi perderà i terreni, perché Parnasi, se non pagherà entro tre mesi le rate per il terreno dello stadio, il contratto consentirà alla procedura fallimentare di recuperare la proprietà. Quindi diciamocelo chiaramente, Parnasi, si diceva una volta, pare essere alla canna del gas cosiddetta. Andiamocene al Libero adesso, che ci dà ovviamente un'impronta sulla vicenda l'Italia se destra basta con le navi, mentre vedete che quindi la barca dei profughi rispinta da noi a Prode in Spagna da Canti e Balli, il leghista al dicastero dell'economia scatenato, e vedete ancora chiacchiere qui, flat tax in agosto, caccia ai evasori, non agli scontrini, il vice ministro Caravaglia imposte giù subito a piccoli imprenditori e partite IVA. Vedremo, perché al momento, tutto questo non appare. Andiamoci sul Fatto Quotidiano e vedete tutti i giornali di cosa abbiamo parlato fino adesso, no? Abbiamo parlato dell'Aquarius, abbiamo parlato dello stadio, abbiamo parlato dei flussi migratori. Con cosa apre il Fatto Quotidiano? La guerra dei nuovi schiavi. Chi sarebbero? Non sono quelli che raccolgono pomodori sulla piana della Murgia, non sono quelli che raccolgono aranci sulle distese della Calabria e della Sicilia, di Palermo. No, i nuovi schiavi sarebbero i lavoranti di Fudura. Oggi il vertice sui raid, il ministro niente ricatti. E qual è la seconda notizia della foto notizia che vedete? Storia di copertina, governi a raggi X per stabilire quanto conta il fattore pop, che è il fattore populismo. Allora, la domanda che io vi faccio serenamente, vedete che poi la notizia invece retata romana compare Bisignani, Eterno, Gattopardo della P2 e ora Parnasi e C, cioè praticamente è diventato un foglietton. Il punto fondamentale, cari signori, ma i giornali secondo voi perché si fanno? Per informare o per essere venduti? Allora, il Fatto ci dimostra che il giornale, il Fatto e altri giornali, che i giornali si fanno per essere venduti, perché spesso e volentieri ci vendono quello che vogliamo leggere. E in questo caso,
come il Fatto possa fare un giornale in cui non c'è notizia sui migranti, le nuove rotte, l'Aquarius e lo stadio, e venda questa paccottiglia, è francamente molto divertente, se non fosse inquietante. Il Giornale, che al di là della nuova mossa Salvini, vi segnalo nella parte bassa, no, apriamolo tutto perché non, questa cosa l'abbiamo abbastanza in gabbia, perché qui ovviamente c'è l'altra versione, in gabbia uno Fodora, ci rimetta chi vuole lavorare perché Futuro ha detto che chiude. Vedete, il tesoro della Brexit, 20 miliardi alla sanità, questo tenetelo a mente, viene dall'Inghilterra, una notizia interessante. Il Foglio, che io leggerei velocemente a questo punto, soprattutto nell'editoriale d'inizio, perché l'ottimismo realista è la chiave giusta per affrontare i poteri loschi dello sfascismo, basta poco per dimostrare che la retorica moralista dei populisti non è compatibile, sto leggendo, con l'amministrazione di un governo, ricette per costruire il futuro. Sotto vedete Fuffa, svegliatevi gentiluomini garantisti, viva la lotta dura se serve a respingere questi fascistelli che vogliono distruggere la democrazia dei partiti e la società aperta degli argomenti e degli individui. E questo è l'attacco durissimo del Foglio, quotidiano di destra, il pensatoio di destra, gestito da Cerasa e Ferrara, contro questa stagione della politica. Lasciamo il Foglio, andiamocene velocemente sul resto del Carlino. Vedete l'estate dei ladri, praticamente guida antifurto, adesso che ci sarà una guida antifurto, aumento del 25% durante il periodo delle vacanze, i consigli della polizia per difendere le nostre case. Poi vedete picchiata dal rapitore seriale, ho avuto paura di morire, ci dice questa signora a Bologna, questo per dirvi il problema della criminalità diffusa per l'Italia, che molti direbbero molta è mutuata dai migranti. E poi, aprendo tutto il giornale, vedete due notizie proprio per gli appassionati: è la moglie di Bonolis che difende la sua scelta di viaggiare sempre in jet privato, e Carlo Verdone che dice molestie, io riabilito Kevin Spacey. Sarebbe interessante capire perché. Gazzetta del Mezzogiorno: quella pista ciclabile va subito chiusa, questo è interessante, c'è qualcuno che manifesta contro le piste ciclabili. Vedete poi, da 3 mesi in coma riesce a partorire Taranto, lei e il bimbo sono in pericolo, e questo è praticamente una notizia, insomma, auguri al nascituro, alla mamma, speriamo che ce la faccia. Secolo XIX, migranti, il piano del governo, vedete se gli interessi degli italiani hanno smarrito sogni e speranze, e vedete Lanzalone e la caccia alle super consulenze ATAC, anche la notizia che Lanzalone puntava anche l'ATAC, la municipalizzata romana. Poi l'informazione, previsti ricoveri brevi in caso di allerta rosso o arancione, arriva il gran caldo e state tutti attenti. Mentre ballottaggio 1 e 2, leggeteveli, Sarzana, la Lega accusa 5 Stelle, volete favorire il candidato PD, mentre ad Imperia c'è il risico di Scajola, prendo il giornale, lo vedrete, che vuol vincere a Imperia per riscalare Forza Italia. Unione Sarda, solo per segnalarvi, Mamoiada, la città bellissima della Barbagia, con i mammutones che vedete, le maschere che si esibiscono per le strade. Mamoiada non è solamente i mammutones, Mamoiada è anche cibi, il pane carasau che nasce lì, i formaggi, le bellezze architettoniche di questo splendido paesino di 2500 persone. Gran chiusura con il Sole 24 Ore, vedete il popolo del TFR, delle pensioni, gli italiani restano fedeli al tesoretto e non vogliono appunto la percentuale in busta paga, mentre l'università scommette su nuovi corsi online, vedremo, e sono 111.000 le leggi ancora valide in Italia, anche i decreti del Duce, fate qualcosa di utile, cancellatele quelle 111.000 leggi. Andiamo sulla Stampa Estera. Bene, vedete, ovviamente partiamo dal Paese, non può che essere così, perché ovviamente, vedete, gli emigranti potranno stare meno di 45 giorni in Spagna, i festeggiamenti sul porto di Valencia, avranno un permesso di residenza speciale per motivi umanitari, ma vedete il catenaccio, la gestione della crisi pone il Premier Sanchez nel centro del dibattito europeo, quindi una
accento molto positivo sull'operato psicologico propagandistico del Premier Sanchez. Aprendo tutto il giornale vedremo che il pulso migratorio, cioè il flusso migratorio, pone in pericolo il governo tedesco, perché la Merkel è in grave difficoltà su questo. Le Figaro, che ci annuncia che un anno dopo il presidente Macron è davanti alle divisioni della sua maggioranza, quindi in grave difficoltà. E poi vedete il porto di Valencia, vedete il respiro della notizia dei migranti, l'Europa in cerca di soluzioni per evitare una nuova crisi dei migranti. Andiamoci su The Guardian. The Guardian, che io sotto, guardate questa bellissima fotonotizia, questa è come dire la race, la sfida estrema, giù nel fango, come si suol dire. Queste donne stanno sfidando 10.000 concorrenti, stanno sfidando i loro vestiti e le macchine e le lavatrici in questa sfida, in una gara estrema tenutasi in Scozia, come i nostri caos qui a Roma, per intenderci. Poi la notizia che vi devo dare, la May sotto tiro, perché ha chiamato i dividendi, ha chiamato un regalo della Brexit, i nuovi fondi per la sanità. Quindi polemica forte per questa formazione della May, che invece vedete sul titolo del giornale, articolo del giornale italiano, guardatelo, Brexit regalo da 20 miliardi alla sanità. Vedete come una notizia, una bufala raccontata dalla May, diventa immediatamente una notizia per noi italiani. Se non leggessimo il Guardian, leggete il Guardian e seguite Teleambiente. Independent, vedete l'inchiesta del quotidiano online, parlamentari conservatori esortano la May a intervenire sulla crisi abitativa, ed è ovviamente un'esortazione sul voto, perché si dice i giovani ci danno voti e intervieni sulla casa. Quindi adesso andiamo allo sport velocemente. Va bene, allora la notizia di fondo è che il Frosinone è in Serie A, il Palermo non ce l'ha fatto, che la Ducati vince e poi la Ducati perde, trionfa Alonso nella 24 ore di Le Mans. È davvero questo un saluto importante ad Alonso, mentre appunto Lorenzo trionfa e cade dovizioso nel MotoGP. Tutto Sport, vedete che punta su Golovin, questo giocatore, la Juve può chiudere con il CSKA, Zazà torna in Italia e dice di sì al Toro, Alonso vedete in trionfo ora Indianapolis, Alonso ha vinto la 24 ore di Le Mans. Pochi riescono a passare dalla Formula 1 alla 24 ore, lui ci è riuscito. La Gazzetta dello Sport, una voglia di diavolo, Mirabelli e noi a guardare. Su questo noi a guardare vi vogliamo dire, ragazzi miei, noi questi mondiali non li trattiamo. Io personalmente vivo un sentimento per il quale prenderei Tavecchio e Ventura, li legherei a una sedia Tonet di quelle scomodissime, li imbavaglierei, li costringerei per 20 giorni davanti alla televisione a vedersi questi mondiali che ci hanno impedito. Quindi noi tutti andiamocene al mare, seguiamo con attenzione i nostri figli, un sorriso al vicino, libri, letture, cinema, teatro, spiagge, ma non guardate i mondiali, perché è una vergogna nazionale. Vediamoci il gol, la paperona di Messi, che invece ci piace molto, perché noi daremo appunto le papere dei pipponi dei mondiali, che sono uno di questi è Messi. Chiusura finale con due notizie dai giornali esteri. Mihajlovic è sbarcato allo Sporting Lisbona, ve lo diamo perché nessun giornale ne parla. L'altra notizia viene dalla Marca spagnola, ad Alisson sono stati offerti 10 milioni, il club blanco Real Madrid ne offre 50 alla Roma, la Roma ne chiede 70, dice la Marca il prezzo è fatto 60 milioni. Sarà d'accordo la Roma, vedremo come andrà a finire, intanto vedremo poi le eventuali papere che vi segnaleremo di Alisson se ci saranno ai mondiali, perché noi seguiremo i mondiali appunto solo e attraverso le papere di quei giocatori. Quindi per riderci un po' su, ma per il resto tutto mare, spiaggia, sole, vento, libri, letture, cinema e tanta tanta gioia di vivere. Buona giornata a tutti.